Marcella Filippi numero 7, Francesca Pasa numero 9, Giulia Ciavarella numero 14, Egle Sulciute. Formazione ospite la pallacanestro femminile Broni 93 che entra in campo col numero 4 Marida Orazzo, numero 6 Giulia Janezic, numero 14 Sara Madera, numero 17 Agnese Soli e numero 22 Teia Reimer. Palla 2 che viene alzata dal primo arbitro della partita in questo momento, Alberto Morassuti da Gradisca di Isonzo. Con lui all'arbitraggio ci sono Stefano Wasserman di Trieste e Marco Bordiero di Milano. La palla 2 appena alzata è vinta da Broni che comincia col possesso questa partita. La palla in punta per Madera, Madera è consegnato con Orazzo, Orazzo di nuovo la palla dentro per Reimer che si gira, cerca di andare in uno contro uno, trova, si sbatte contro il muro difensivo però di San Martino di Luperi con raddoppio subito in questa prima palla dentro, però il possesso resta in attacco per la formazione ospite. Reimer, giocatrice arrivata da poco qui a Broni e giocatrice che ha giocato solo due partite con 11 punti e 5 a partita e 5 rimbalzi di media finora, venuta a dare manforte a un gruppo molto giovane che l'anno scorso si era classificato comunque nono in classifica. Ricordiamo sempre nel 2018-19 la finale che sono affrontate le due squadre per la semifinale, per andare in semifinale dello scudetto di Serie A1, proprio vinta la Serie 3-2, 3-1 da San Martino di Luperi nella storica successo il primo passaggio nella loro storia al turno di San Martino di Luperi. Qui intanto la palla, il primo possesso per l'attacco di San Martino nelle mani di Jolene Anderson che va da il pick and pop per Filippi che sbaglia il tiro a tre punti, rimbalzo controllato da Broni che subito in transizione dall'altra parte con la parte dentro appunto per Reimer, raddoppiata dalla difesa di San Martino di Luperi, però eccessiva pressione difensiva da parte nel raddoppio da parte di Pasa che commette fallo. È il primo fallo personale per lei, partita molto importante per San Martino che arriva appunto dalla sconfitta, da due sconfitte consecutive, scusate, una contro Venezia, la capolista, e una da Ragusa, due formazioni comunque alto nella parte alta della classifica. Qui intanto il tiro da tre punti preso da Broni è sbagliato, rimbalzo controllato da San Martino di Luperi col playmaker aggiunto, solito playmaker che dà sempre una mano in attacco nelle letture e nei passaggi sul ciute. Qui la palla di nuovo per lei che torna da Pasa, va in punta da Filippi che va sul lato opposto per Ciavarella, arriva il blocco di Filippi, Ciavarella che torna da sul ciute, guarda un attimo dentro, poi va da Pasa che deve prendere il tiro quasi allo scadere dei 24, sbaglia il tiro a tre punti, rimbalzo controllato da Reimer che va da soli dentro la palla per Madera, miglior realizzatrice tra l'altro di appunto di Broni, la palla fuori per Orazzo che sbaglia la tripla, non tocca neanche il ferro, la palla si spegne oltre la linea di fondo. Possesso allora per le Lupe, un minuto e mezzo poco più trascorso nel primo quarto di gioco e ancora 0-0 il punteggio, formazioni che non sono ancora riuscite a entrare in partita. Qui possesso per le Lupe con Pasa che va da Jolene Anderson, il blocco di Sulciute, Anderson che prende il palleggio, resta tiro a tre punti, lo sbaglia ma ancora Reimer a fare la voce grossa, rimbalzo e a conquistare un altro pallone, la palla per Orazzo, dentro di nuovo per Madera, Madera che gioca di fisico contro Filippi che tiene bene, fa scaricare la palla fuori a Madera che torna da soli, forse infrazione di passi non vista dagli arbitri, il penetra e scarica per il tiro da tre punti di Janezic che sbaglia anche questo, rimbalzo lungo favorisce ancora Broni, altri 14 secondi da giocare e palla per il capitano ospite Agnese Soli che va dentro da Reimer che si gira e con la sua mano mancina realizza i primi due punti dell'incontro. 2 minuti e mezzo trascorsi, 2-0 il punteggio a favore di Broni. Broni che schiera questa difesa a zona molto adattata, la palla arriva in angolo per Sulciute che quasi perde palla, riesce a darla comunque a Ciavarella, le torna la palla in mano, poi serve il taglio di Anderson che sbaglia il tiro ma rimbalzo offensivo è controllato da Filippi che sbaglia di mano sinistra l'appoggio di tabellone. Allora è già dall'altra parte Broni con la transizione offensiva, la palla fuori per Orazzo, arrivano i doppi blocchi di Reimer, Orazzo col palleggio vivo torna la palla per Madera che prende il tiro a tre punti, anche questo stortissimo che si spegne oltre la linea di fondo, e nuovo possesso per le Lupe che dopo 3 minuti non sono ancora riuscite a entrare in partita segnando di ancora un punto grazie anche secondo me a questa difesa di Broni adattata, una zona particolare, sembra quasi una 3-2
questa difesa zona, però con molti scambi difensivi, la palla si muove perimetralmente, arriva in post alto per l'uno contro uno di Sulciute, le finte sui perni e poi il giro e il semigancio destro di Egle Sulciute che realizza i primi due punti per San Martino di Luperi. 2-2 il punteggio, 3 minuti e mezzo trascorsi nel primo quarto di gioco. Soli subito per Orazzo in punta, torna la palla a Soli che parte lungo la linea di fondo, la buona difesa di San Martino di Luperi, l'aiuto difensivo, poi lo scarico fuori per il tiro da 2 punti di Reim, ma ancora in mezzo a due Soli a prendere il rimbalzo, a scaricare sotto per Orazzo che realizza i primi 2 punti della sua partita. 4-2 il punteggio, 4 minuti trascorsi nel primo quarto di gioco, palla per Pasa in guardia che torna in punta da Savarella che va in lunetta da Sulciute che parte in uno contro uno e va a realizzare, a subire il fallo, possibile gioco da 3 punti per la lunga di San Martino di Luperi, fallo commesso dal numero 6 ospite Giulia Janicic, primo fallo personale per lei e primo di squadra anche per Broni, e tiro libero supplementare per Egle Sulciute per completare il gioco da 3 punti che viene completato col canestro dalla linea della carità per la lunga di San Martino di Luperi, 5-4 il punteggio e tutti i 5 i punti di San Martino di Luperi targati sul Ciute. Qui la palla in guardia per Orazzo che torna in punta da Soli che si chiama il pick and roll alto, Soli a giocare l'uno contro uno, a cercare lo scarico dentro, bene, non riesce a controllare la palla però Reimer, recupero di San Martino di Luperi che è già dall'altra parte con Pasa, ha preso posizione sotto canestro sul Ciute, non viene servita la Pasa, torna fuori sul Ciute a ricevere palla e a cercare dentro il lob per Anderson, non si intendono le due giocatrici con più esperienza di San Martino di Luperi, palla persa per le Lupe e possesso per Broni, 5-25 da giocare, sempre 5-4 punteggio, molto basso finora in questa partita, formazioni che comunque non segnano molti punti a partita, solo 62.6 punti a partita per Broni che subisce però quasi 75 punti a partita. Qui l'uno contro uno di Madera che sbaglia il tiro in corsa, rimbalzo controllato da San Martino con Pasa che è già dall'altra parte, cerca lo scarico ma ci mette una mano Soli che commette fallo. Anzi, Reimer ha commesso fallo, scusatemi. Primo fallo personale per lei e secondo di squadra per Broni. Siamo ormai a metà del primo quarto di gioco. Punteggio, come dicevo, bassissimo finora. Entrambe le formazioni non sono ancora entrate nel ritmo partita. Pochi canestri finora dal campo per entrambe le squadre. Qui ancora contro la difesa 3-2 di Broni. La palla che arriva in angolo per il tiro da 3 punti di Sulciute. Sbagliato, rimbalzo controllato da Orazzo che parte in transizione. Si porta in guardia, arriva il blocco di Reimer. Orazzo che mantiene il palleggio vivo, chiude la palla da Madera che torna da Soli, che va da Janicic. Janicic che torna da Orazzo, la palla arriva a Soli. Il taglio di Janicic che prova l'appoggio di mano sinistra, lo sbaglia sul buon aiuto difensivo di Sulciute, ma è già dall'altra parte San Martino di Luperi con la palla in ala per Pasa che va in uno contro uno, lo scarico fuori ancora per Sulciute, la palla che si muove benissimo nell'attacco di San Martino, il tiro però è sbagliato da Anderson e il rimbalzo è controllato ancora una volta da Reimer, già dall'altra parte Broni con la palla per Janicic che va in ala da Madera che torna in punta da Soli, la palla anche qui che si muove perimetralmente, l'uno contro uno di Orazzo, il penetra e scarica con la palla che torna fuori da Soli, capitano ospite col palleggio in mano, la palla arriva in angolo per il tiro da 3 punti di Marida Orazzo, poi riporta in vantaggio Broni sul 7-5, 3:54 da giocare nel primo quarto di gioco, possesso per le Lupe con la palla per Ciavarella che trova dentro, la presa di posizione fatta molto bene da parte di Sulciute che subisce fallo commesso ancora una volta da Teia Reimer, è il secondo fallo personale per lei, già il secondo fallo per lei e viene sostituita infatti da Coach Fontana che sostituisce anche Janicic, entra col numero 5 infatti in campo per Broni Togliani e col numero 11 Roma, la palla dall'altra parte, entra anche in campo Fietta che parte subito in penetrazione, le viene strappata palla però dal capitano ospite con il recupero di Soli che chiama lo schema offensivo per Broni, arriva il blocco alto di
Roma, la palla che arriva a Madera che va in uno contro uno a subire fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi, sarà Madera, altro cambio sul terreno di gioco, fallo commesso da Marcella Filippi che viene sostituita da Coccelleri e Bignente, entra in campo col numero 8 Sara Toffolo. 3 minuti e 18, 7 a 5 punteggio a favore di Broni, e due tiri, però in lunetta Broni con due tiri liberi, con la sua miglior giocatrice a livello statistico, 14.1 punti a partita. Sara Madera che sbaglia un tiro libero, lei che tira col 95% i liberi, realizza il secondo a disposizione, dal più 3 a Broni, 5 a 8 il punteggio. Possesso però per le Lupe, palla nelle mani di Jolene Anderson per Fietta che torna da Ciavarella che non ci pensa due volte, prende il tiro da tre punti, stortissimo questa volta, rimbalzo controllato da parte di Broni che è già dall'altra parte con Soli ad attaccare subito in uno contro uno, a cercare un tiro in corsa, difficilissimo, forse col contatto si lamentavano del fallo, infatti tutte le giocatrici della panchina di Broni, porta il massimo vantaggio della partita sulla propria formazione sul 5-10, qui la palla dentro bellissima di Sulciute per il backdoor di Fietta che realizza i primi due punti della sua partita, 7-10 il punteggio, 2:34 da giocare nel primo quarto di gioco, palla per Soli, Soli che si porta in guardia, mette a posto le compagne, si chiama il blocco di Roma, chiude il palleggio poi Soli da Orazzo, Orazzo col palleggio vivo, cerca dentro una palla per Madera che trova, che però subisce fallo sul tentativo di tiro, fischio un po' in ritardo da parte degli arbitri, altri due tiri liberi per Sara Madera, come dicevo prima, giocatrice statisticamente migliore finora in questo campionato per coach Fontana, oltre ai 14.1 punti a partita che dicevo, anche 7-4 rimbalzi a partita e un 95% ai liberi come dicevo prima, infatti l'errore sul primo libero di prima una rarità in questa stagione per lei, adesso segna il primo dei due a disposizione, secondo tiro libero per lei a bersaglio anche secondo, 2 su 2 per questo giro in lunetta, torna più 5 Broni, 12-7 il punteggio, 2:13 da giocare, Fietta per Anderson che ancora non è entrata in questa partita finora, Jolene Anderson, lei migliore realizzatrice di San Martino di Lupari, adesso le arriva la palla in ala, un po' stola, basso il passaggio, il tiro è corto però per Anderson, il rimbalzo ancora una volta è controllato da Broni con Togliani che trova dentro il taglio di Parmesani che viene raddoppiata dalla difesa di San Martino di Lupari e viene, a cui viene commesso fallo, è il quarto fallo personale per la formazione di casa, fallo commesso da parte di Egle Sulciute, è il secondo fallo personale già per lei, anche questo potrebbe essere un problema sul lungo andare per coach Leria Bignente, tanto la palla ancora in attacco per Broni, fuori per Orazzo, Orazzo per Madera che torna in ala per Parmesani, Parmesani ribaltamento di lato, capisce tutto però Toffolo che recupera palla, da subito a Fietta che non vuole spingere sull'acceleratore, imposta l'azione offensiva di San Martino di Lupari, la palla in ala, torna in guardia da Anderson, va in punta da Fietta, sul lato opposto per Tonello, la palla che si muove perimetralmente per San Martino di Lupari, torna nelle mani di Fietta, solo 7 secondi da giocare, Fietta fuori per Sulciute che va in ala per Tonello che prende allo scadere i 24, il tiro da tre punti, non tocca neanche il ferro però la conclusione del capitano di casa, palla persa per le Lupe, sostituzione per Coccelleria Bignente, rientra in campo col numero 5 Filippi, esce appunto Sulciute col numero 14, attacco forse un po' troppo perimetrale che non ha messo in difficoltà la difesa di Broni, la palla si è mossa solo fuori dalle linee di tre punti senza comprimere mai la difesa di Broni che ha potuto avere vita facile in questa azione, qui intanto l'uno contro uno da parte di Togliani che subisce fallo commesso da parte di Elena Fietta e due tiri liberi per Anna Togliani. Togliani giocatrice non una gran tiratrice di liberi, solo il 59% finora in stagione per lei. Sbaglia infatti il primo dei due a disposizione,
secondo tiro libero per lei. A bersaglio il secondo, dal massimo vantaggio della partita a Broni sul 13-7, un minuto da giocare nel primo quarto di gioco e palla nelle mani del Fila. Filippi fuori dalla linea tre punti, la ricezione, il passaggio per Fietta, Fietta per Tonello, Tonello la finta di tiro, fuori ancora la palla per Tonello, per Fietta che penetra e scarica, però capisce tutto Broni, l'intercetto da parte di Parmesani che poi dà Orazzo che non riesce a chiudere. La palla resta nelle mani di Broni per il buon aiuto difensivo, il buon raddoppio, questa volta decente rientro difensivo da parte delle Lupe dopo l'errore da parte di Fieta nel penetra e scarica col passaggio capito facilmente dalla difesa di Broni. Il possesso però resta in attacco per la formazione ospite. 7-13 il punteggio, time out sul terreno di gioco, quanto mancano? 35 secondi per terminare il primo quarto di gioco. E torniamo in collegamento per questi ultimi 35 secondi di primo quarto qui a San Martino di Luperi per la 21esima giornata della Serie A1 Tech Find. Broni in vantaggio di 6 lunghezze contro il Fila San Martino di Luperi e possesso però per la formazione ospite con la palla fuori per Madera che va sul lato, che va, dopo va in uno contro uno. Parmesani a sbagliare l'entrata, rimbalzo controllato dalle Lupe che sono già dall'altra parte con la palla in punta per Fieta. Adesso la difesa uomo dopo il time out da parte di Broni per queste ultime azioni. Torna fuori la palla per il pick and pop di Filippi che realizza la tripla che porta a meno 3 il Fila sul 10-13. No, ancora l'uno contro uno dall'altra parte di Togliani che realizza subito i due punti ridando il più 5 al Broni proprio sullo scadere del quarto. Finisce così allora il primo quarto di gioco qui a San Martino di Luperi e Broni 93. Dopo il primo quarto di gioco la formazione ospite in vantaggio con 5 lunghezze sul punteggio di 15-11, però il possesso per iniziare il secondo quarto di gioco è a favore della formazione di casa che parte in questo momento con Filippi che dà subito a Toffolo, fuori la palla di nuovo per Fietta. Fietta col palleggio vivo aspetta il movimento delle compagne, la ricezione di Jolene Anderson che prende il catch and shoot da tre punti e realizza la tripla, primi tre punti della partita per la miglior realizzatrice di San Martino di Luperi che nel primo quarto ha fatto molta fatica, non è entrata in partita, non aiutata dalle compagne. Qui la palla intanto che si muove per Broni con Madera che cerca lo scarico in angolo, la palla esce direttamente oltre la linea laterale, ottima difesa questa volta da parte delle Lupe che non concedono lo scarico in angolo a Madera, palla persa per Broni, possesso Fila sul 13-15, meno 2 appunto per la formazione di casa che ha il possesso vivo con la palla nelle mani di Fietta che va da Toffolo, che torna da Fietta, riva da Anderson, Anderson che ribalta al lato per Filippi che ci pensa un attimo, poi prende il tiro da tre punti e realizza la tripla che dà il vantaggio al Fila sul 16-15, mini parziale di questo primo minuto di gioco del secondo quarto di 6-0 per il Fila che si riporta in vantaggio in questa partita. Intanto l'uno contro uno da parte di Parmesani che subisce fallo, fallo commesso dal capitano Monica Tonello, primo fallo per lei, sostituzione intanto sul terreno di gioco, esce col numero 11 Roma e rientra col numero 4 Orazzo per Broni, la rimessa però ancora in attacco per la formazione ospite con la palla nelle mani di Togliani che va, a cui torna il pallone in mano, va in uno contro uno, il penetra e scarica per il tiro da due punti sbagliato da Broni, rimbalzo tra due lunghe controllato molto bene da Fietta che si invola
in campo aperto, poi scarica per Anderson che va dentro da Toffolo che si gira bene sul perno, segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col libero supplementare, fallo commesso dal parte del numero 8 ospite Giulia Rulli, entrata anche lei per la prima volta in questo secondo quarto. E parziale che si allunga per le lupe, si porta sull'8-0 per iniziare questo secondo quarto di gioco. Sbaglia però il tiro da tre punti supplementare Sara Toffolo. Resta 18-15 il punteggio, più 3 per il fila. Palla nelle mani di Orazzo. Orazzo pressata dalla difesa di San Martino, la palla si muove perimetralmente, arriva nelle mani di Togliani che lascia correre perché ha visto una compagna dopo che stava però tagliando, la palla esce direttamente dalla linea laterale, altra palla persa per una banale incomprensione da parte di Broni e altro possesso per allungare ancora nel punteggio da parte per il fila. La palla nelle mani di Fietta che supera la metà campo, va in guardia, la palla in ala per Filippi, torna in punta da Fietta che va da Tonello, palla che gira perimetralmente, adesso dentro di nuovo per Toffolo che subisce di nuovo fallo e altro fallo commesso da parte di Giulia Rulli, è già il secondo consecutivo per lei e c'è subito cambio infatti da parte di coach Fontana, esce appunto Rulli e rientra in campo col numero 22 Teja Reimer. Possesso però ancora in attacco per le lupe. Jolie Anderson a rincaricarsi del possesso, va da Toffolo che torna da Fietta, i tagli sotto canestro di Filippi che non riceve, riceve in uscita dal blocco però Anderson che prende il catch and shoot da tre punti, lo sbaglia stavolta, rimbalzo controllato da Madera che dà subito a Orazzo, Orazzo si porta in guardia, la presa di posizione sotto canestro di Reimer che va in uno contro uno, le finte di Reimer, poi il tiro mancino morbidissimo di Reimer in avvicinamento che ridà almeno uno a Broni sul 18-17, 2 minuti e mezzo trascorsi nel secondo quarto di gioco, la pressione difensiva intanto di Broni, Filippi che Fietta che va da Toffolo, bellissimo il taglio di Anderson servito da Sara Toffolo che realizza altri due punti, 20-17 il punteggio e attacchi che cominciano a girare a pieni regimi, molto più efficaci in questo inizio di secondo quarto rispetto al primo, qui bravissima Orazzo a fintare, poi prendere il palleggio, arresto e tiro prima che arrivi l'aiuto difensivo e a realizzare altri due punti, a riportare a meno uno il Broni. Qui la palla dentro per Toffolo che riscarica fuori per Tonello, per Fietta scusate, che va da Anderson in angolo per Filippi, fuori ancora per Fietta, 6 secondi da giocare, l'uno contro uno di Fietta che dovrà forzare l'uno contro uno, perde malamente la palla, recupero di Madera che si invola in contropiede ad appoggiare di tabellone, sbaglia però il tiro, però il possesso resta in attacco per Broni, errore banale stavolta da parte di Madera che finta quando poteva andare direttamente in uno contro uno, cambio intanto per coach Larry Abignente che rimette in campo Pasa e sostituisce Fietta, autrice dell'ultima palla persa per Broni. Qui intanto non capisco perché gli arbitri stiano attendendo nel dare la rimessa, possesso per Broni appunto dopo questa rimessa, la palla fuori per Orazzo, Orazzo che cerca un passaggio in the pocket come si dice nel gergo per una compagna, però c'è il tocco di piede da parte di Pasa, altro possesso con 14 secondi da giocare per la formazione ospite, la ricezione di Togliani che va da Parmesani che torna da Madera, Madera dentro per Reimer che gioca l'uno contro uno, stoppata questa volta da parte di Toffolo che finora sta facendo molte cose positive in questa partita, possesso ancora però in attacco con soli 6 secondi per Broni, la palla fuori per Madera, dentro per Reimer che prende subito il tiro, lo sbaglia questa volta, rimbalzo controllato da Anderson che dà subito a Pasa, Pasa che si porta in guardia, chiama pugno, la ricezione di Toffolo ancora per Pasa, Pasa che si riporta in punta, si aspettano le uscite di Anderson che riceve fuori dalle linee tre punti, la palla torna dentro per Pasa che si gira sul perno e realizza il semigancio destro, gran canestro da parte di Sara Toffolo, 22 fila, 19 Broni, 5:57 da giocare nel secondo quarto di gioco, palla per Madera, Madera che va da Parmesani, Parmesani col palleggio vivo, torna fuori la palla per Togliani, Togliani che si cerca di spezzare il raddoppio
però riesce a scaricare fuori la palla che arriva nelle mani di Madera, che allo scadere di 24 prende il tiro a tre punti. Amnesia poi difensiva a rimbalzo da parte di San Martino di Luperi, nessuno taglia fuori Reimer che realizza altri due punti, riporta a meno uno Broni, 22-21, squadre che si battono, che si contrabbattono punto su punto in questo secondo quarto. Qui il palleggio a resto di tiro di Jolene Anderson che realizza altri due punti che realizza i due punti e costringe al time out coach Fontana. 24 fila, 21 Broni, 5-16 per terminare il secondo quarto di gioco. Dopo il time out chiamato da Broni si ritorna in campo a San Martino di Luperi, fila 24, Broni 21, 5-16 per terminare il secondo quarto di gioco, ma possesso nelle mani della formazione ospite che sta inseguendo San Martino di Luperi in questo secondo quarto. Dopo aver finito il primo quarto in vantaggio di 5 lunghezze ha subito il parziale del San Martino di Luperi che si è riportata in testa a questa partita e adesso la formazione ospite deve inseguire con questo possesso. Però c'è la palla persa di Togliani, recupero da parte di Tonello che trova subito dentro Anderson, fuori la palla in angolo per Sulciute che non prende il tiro, preferisce tornare da Anderson che si prende il palleggio a resto del tiro solo da due punti e realizza altri due punti Jolene Anderson, dando il massimo vantaggio della partita al fila sul 26-21. Soli intanto già dall'altra parte aspetta le uscite, le ritorna la palla in mano, la palla che arriva nelle mani di Togliani che va a giocare in uno contro uno e a subire il fallo, fallo commesso da Monica Tonello, è il secondo fallo personale per il capitano del fila. Possesso ancora in attacco per Broni, cambio però sul terreno di gioco da parte di coach Larry Abignente che sostituisce appunto Tonello e rimette in campo col numero 9 Ciavarella. Alla rimessa Togliani subito per Madera che va da Orazzo. Orazzo torna da Soli, di nuovo per Orazzo, la palla che arriva nell'angolo per il tiro da tre punti di Madera, sbagliato questa volta, rimbalzo lungo controllato dal San Martino di Luperi che è già dall'altra parte con Pasa che cambia velocità, va in uno contro uno a subire fallo, grande accelerazione da parte di Francesca Pasa che si guadagna i due tiri liberi, lei che fa sicuramente della sua velocità e delle sue penetrazioni un'arma in più. Va in lunetta e realizza il primo dei due a disposizione. Secondo tiro libero per lei. A bersaglio anche il secondo. Porta a più 7 il fila, 28-21, 4-13 da giocare nel secondo quarto di gioco. Possesso per Broni con la palla nelle mani di Soli che aspetta l'uscita di Orazzo. Però c'è un tocco di piede da parte di Pasa. Il possesso resta in attacco per Broni. Che rimette in campo col numero 6 Jani Zic e sostituisce col numero 5 Togliani. Proprio Jani Zic alla rimessa, la palla per Soli, capitano della formazione ospite che va da Orazzo, si aspettano i tagli e la ricezione di Jani Zic che torna fuori da Madera, che va da Soli, il blocco di Madera per Soli che va in pick and pop. La finta poi di Madera che trova uno scarico all'ultimo bellissimo per il canestro da due punti di
Teja Reimer riporta meno 5, Broni 28-23 il punteggio, 3-43 da giocare nel secondo quarto di gioco. E sempre la difesa zona da parte di Broni, con la palla che arriva in angolo per Schulciute, che non ci pensa due volte, prende il tiro e lo mette da tre punti, dando il più 8, massimo vantaggio della partita per il Fila sul 31-23. Soli sempre col palleggio vivo, la palla che ritorna in mano dopo il passaggio e il fallo poi commesso da parte di Pasa. Secondo fallo da parte di Francesca Pasa, possesso ancora in attacco per Broni. Dopo la rimessa alla ricezione di Soli, l'uno contro uno col penetra e scarica per Orazzo. Orazzo che torna da Soli, va dentro da Madera che si gira sui perni, sempre raddoppiata dalla difesa, scarica fuori per un tiro dal mezzo angolo da parte di Janezic, sbagliato, poi si lotta a rimbalzo, controlla il Fila che è già dall'altra parte con Jolene Anderson, la palla per Filippi che torna da Jolene Anderson, persa dalla difesa di Broni ed Anderson prende e realizza la tripla dando il più 11 al Fila, timeout obbligatorio per Coach Fontana. 2.53 da giocare nel secondo quarto di gioco. Fila, San Martino di Luperi 34, pallacanestro Broni 23. Ultimi 2 minuti e 53 da giocare di questo secondo quarto di gioco qui a San Martino di Luperi per la 21esima giornata di Serie A1 Tech Find. Fila San Martino di Luperi 34, pallacanestro Broni 23. Dopo la tripla segnata da Jolene Anderson, che si porta in doppia cifra con 12 punti, unica giocatrice finora in doppia cifra per entrambe le formazioni, Broni ha dovuto chiamare time out. Vediamo cosa avrà disegnato Coach Fontana dopo questo time out. La palla per Orazzo, arriva il blocco di Reimer, torna fuori la palla per Soli sul lato opposto per Madera. Madera che le finte, parte verso la linea di fondo, cerca lo scarico, capisce tutto Pasa che recupera palla, parte in contropiede, decide di tornare sui suoi passi perché non c'è superiorità numerica. Allora va la palla per Schulciute che va da Filippi, che torna fuori da Schulciute per Anderson. Anderson ancora per Schulciute che dal mezzo angolo prende il tiro da due punti e lo realizza, dando il più 13 al Fila, 36-23, 2-26, 2-04 da giocare e massimo vantaggio per il Fila. Broni con la palla nelle mani di Orazzo che va da Soli, arriva il blocco di Madera, Soli a giocare l'uno contro uno, il penetra e scarica per il tiro da tre punti di Orazzo, corto sul primo ferro, rimbalzo lungo controllato da Pasa che è già dall'altra parte in posizione di guardia, non vede il taglio di Schulciute, preferisce andare in angolo da Ciavarella che adesso va dentro da Schulciute che trova benissimo il taglio di Anderson che realizza altri due punti, il tredicesimo e il quattordicesimo della partita, tutti realizzati in questo secondo quarto di gioco. Impressionante prova di forza da parte di Anderson che da sola ha portato al più 15 praticamente il San Martino di Luperi, che qua ancora con la difesa di Pasa recupera un altro pallone, però Pasa sbaglia il tiro poi in avvicinamento in contropiede, rimbalzo controllato da Reimer, già dall'altra parte Soli che va in lunetta da Reimer che prende il palleggio, arresto e tiro, sbaglia il tiro questa volta, controlla il rimbalzo Filippi che dà subito a Pasa, ultimi 54 secondi di secondo quarto di gioco e palla nelle mani di Pasa
che va da Sulciute, Sulciute ancora dentro da Anderson che si guarda un attimo intorno, le sporca la palla alla difesa di Brony, torna da Ciavarella che va di nuovo da Anderson che realizza altri due punti, impressionante secondo quarto di gioco per Jolene Anderson, 40-23 il punteggio, 30 secondi esatti da giocare nel secondo quarto di gioco, possesso per Brony con Soli che aspetta l'uscita di Orazzo che va dentro in po' per Reimer, raddoppiata dalla difesa di San Martino, fuori la palla per Madera che va in angolo da Soli che va ancora a pescare Reimer in lunetta, sfortunata questa volta la palla che va dentro e fuori, in rimbalzo per San Martino di Luberi con la palla nelle mani di Paso, fuori ancora per Jolene Anderson per un altro tiro da tre punti allo scadere del quarto praticamente, poi il tentativo di tiro da metà campo di Orazzo che non trova neanche il ferro, si concludono così allora i primi due quarti di gioco qui a San Martino di Luberi per la 21esima giornata di Serie 1 targata Techfind, fila San Martino di Luberi, Anderson autrice di 16 punti tutti nel secondo quarto di gioco che è andato là a questa parziale impressionante che ha portato San Martino appunto in vantaggio di 17 lunghezze. Inizia però il secondo quarto, il terzo quarto di gioco qui a San Martino di Luberi subito con la palla nelle mani di Brony che sbaglia il primo tiro ma si controlla il rimbalzo offensivo, la palla torna nelle mani di Orazzo, Orazzo che aspetta il movimento delle compagne, poi c'è il taglio di Madera che prende un colpo da parte di Filippi, Filippi che commette il suo terzo fallo, Sulciute scusate, che commette il suo terzo fallo personale, possesso resta in attacco per Brony, San Martino che appunto come dicevo sta giocando un'ottima partita a livello offensivo e anche difensivo, offensivamente parlando impressionante l'11 su 14 da due punti finora di San Martino di Luperi e il 5 su discreto direi io, 5 su 14 da 3 punti per un percentuale reale dal campo di 16 su 28, un 57% dal campo. Qui la palla torna fuori per il tiro da 3 punti di Filippi che dà il più 20 tondo tondo a San Martino di Luperi, alzando ancora se possibile la media di San Martino di Luperi. Qui il possesso per per Janicic che va da Soli, Soli a giocare l'uno contro uno, scaricare fuori per Madera che penetra e scarica per Reimer che sbaglia il tiro da due punti, già dall'altra parte San Martino con Pasa andare in uno contro uno, bruciare in velocità Soli a guadagnarsi il fallo e i due tiri liberi, anche Francesca Pasa giocato un ottimo, come tutto il San Martino, un ottimo secondo quarto di gioco, anche lei con due recuperi nel solo secondo quarto di gioco che hanno propiziato un paio di canestri per San Martino di Luberi, adesso è in lunetta con due tiri liberi, sbaglia però il primo dei due a disposizione, secondo tiro libero per lei, a bersaglio il secondo, 44 fila, 23 Brony, possesso per la formazione ospite, con Orazzo a superare la metà campo, portarsi in guardia, aspetta il blocco di Reimer, va sul blocco, gioca l'uno contro uno, Orazzo va fino in fondo ad appoggiare di tabellone, a realizzare i due punti e a guadagnarsi il libero supplementare, fallo commesso da parte di Giulia Ciavarella, primo fallo personale per lei. Doppia cifra comunque anche tra le file del San Martino, non solo per Jolene Anderson ma anche per Egle Sulciute che ha già 10 punti a tabellino con 3 rimbalzi e 3 assist, sbaglia intanto il libero supplementare Marida Orazzo, rimbalzo controllato dalle Lupe con la palla per Pasa, Pasa che torna da Sulciute, il consegnato con Anderson, Anderson dentro subito sul pick and roll per Sulciute che viene stoppata, riesce a recuperarsi palla da fuori a Ciavarella che prende il palleggio, arresto e tiro da due punti, si ferma un attimo però a terra Sulciute, non ho capito per quale motivo si sia fermata, forse dei crampi, non so, non riesco a capire, si toccava i polpacci, forse un qualche tipo di allungamento muscolare che ha dato fastidio alla lunga di San Martino di Luperi, fatto sta che comunque San Martino è riuscita a recuperare il pallone dopo la stoppata e a realizzare due punti con Ciavarella,
La palla fuori intanto per Orazzo, dentro per Reimer, Reimer fuori di nuovo per Soli che ribalta al lato per Madera che parte in uno contro uno, la virata, le finte sul perno, poi fuori la palla ancora per Reimer, non si è concluso niente nell'attacco di Brani che deve prendere il tiro da tre punti con Soli allo scadere dei 24, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Julian Anderson che dà subito a Pasa, i consegnati nell'attacco di San Martino, torna la palla nelle mani di Filippi che va da Ciavarella, arriva il blocco di Filippi, Ciavarella per Pasa, arriva il blocco di Sulciute, l'uno contro uno di Pasa che va fino in fondo, sbaglia questa volta la conclusione, il rimbalzo però è controllato da Brani che è già dall'altra parte con Janicic che torna da Soli. Le finta di passaggio di Soli, poi la partenza in palleggio, gioca a nascondersi sui blocchi, poi scarica per Madera che prende il tiro a tre punti, cortissimo, senza neanche toccare il ferro, rimbalzo di Ciavarella e poi il fallo commesso da Janicic. 46 a 25, 7-14 da giocare nel terzo quarto di gioco e Coach Fontana che sostituisce Madera che non aveva ancora preso fiato finora in questa partita e rimette in campo col numero 12 Parmesani. Possesso per le Lupe con la palla per Filippi, i consegnati classici per iniziare l'attacco di San Martino di Lupari, la palla per Filippi che torna da Pasa, Pasa che si porta in punta, va in ala da Ciavarella che trova il taglio di Sulciute, l'uno contro uno di Sulciute, le finte sui perni, poi Sulciute che riesce a mantenere palla, non riesce a scaricare per Anderson che aveva tagliato, in precario equilibrio, recupera palla però Brani che sbaglia una conclusione da vicino con Ivesic, attacco fuori giri per Brani che non riesce più a trovare la via del canestro dopo un discreto primo quarto di gioco. Tanto San Martino dall'altra parte con Filippi, la palla per Pasa, il blocco di Filippi, Pasa col palleggio vivo, va da Sulciute che trova dentro Filippi, Filippi che gioca l'uno contro uno, si gira sui perni, trova lo scarico in ala per il tiro da tre punti di Ciavarella, sbagliata ma bravissima a prendere posizione Anderson a recuperare palla, la palla che si muove ancora, ritorna un'altra volta per Ciavarella in angolo che non ci pensa due volte, prende un altro tiro, sbaglia anche questo, rimbalzo controllato da Brani, 4 minuti trascorsi nel terzo quarto di gioco, sempre 46 a 25 il punteggio, palla nelle mani di Janicic che va da Parmesani, Parmesani che gira sul blocco, poi viene uno contro uno, trova lo scarico dentro per Reiner che sbaglia il tiro, però Soli a rimbalzo a controllare la palla, scarica fuori per Orazzo che realizza la tripla e subito time out chiamato da coach Larry Abignente, evidentemente ha visto qualcosa in questo rimbalzo offensivo e scarico fuori, non ha visto la rotazione come voleva delle sue lunghe e chiama subito time out per non permettere di entrare in ritmo alle giocatrici di Brani. 46 fila, 28 Brani, 5-42 per terminare il terzo quarto di gioco, noi ci rivediamo dopo il time out. E torniamo in collegamento da San Martino di Lupari, 21esima giornata della Serie 1 Tech Find. Fila San Martino di Lupari 46, pallacanestro femminile Brani 93, 28, 5-42 nel terzo quarto di gioco. E San Martino che ha chiamato time out dopo l'ultimo canestro subito da tre punti realizzato da Mari D'Aurazzo, da Mari D'Aurazzo. E intanto qualche risultato dagli altri campi di gioco, vediamo a Costa Masnaga, il Costa Masnaga che sta vincendo 51-31 contro Vigarano, Battipaglia contro Scotti che sta contro Empoli che sta perdendo 38-56, qui intanto bruttissima palla persa per San Martino di Lupari e possesso per Brani, non deve assolutamente San Martino alzare le mani dall'acceleratore e continuare a giocare la sua pallacanestro che l'ha vista portarsi fino al più 18 di questo momento. A Venezia, l'Umana Reyer Venezia intanto che sta vincendo 67-36 contro la Dinamo Sassari, a Ragusa, Ragusa Sesto San Giovanni 34-25 il punteggio a favore della formazione siciliana e
Luca contro Schio, che sta perdendo per 36 a 66 contro la formazione di Vicentina. Intanto qui un altro canestro da parte di Orazio, il floater in corsa che riporta meno 16 Broni sul 46 a 36, 5-18 da giocare, possesso per le Lupe, palla per sul Ciute che dà a Filippi, Filippi che ci pensa un attimo, poi prende il tiro da tre punti, prende la mira e realizza il tiro da tre punti, colpevolmente persa dalla difesa di Broni, che si era riportata sul meno 16. Qui la palla per Togliani, appena rientrata in campo, va da Orazio, Orazio ancora per Togliani, arriva il blocco di Reimer, Togliani a giocare l'uno contro uno, a cercare l'appoggio di Tabellone, con l'aiuto del ferro realizza altri due punti, 49 a 32. Adesso sembra che l'attacco di Bromini abbia trovato un po' di continuità in queste ultime azioni. Il ribaltamento di palla con il tiro da tre punti ancora di Jolene Anderson, due triple consecutive per San Martino di Lupari per riportarsi sul più 20. Possesso per Broni, palla per Soli che penetra e scarica, palla torna fuori per Orazio, arriva il blocco di Reiner, l'uno contro uno di Orazio che chiude il palleggio, trova dentro Reiner che si gira sul perno, poi scarica fuori per il tiro da tre punti di Parmesani, lungo sul secondo ferro, due Lupe a rimbalzo che quasi perdono palla, riescono a tenere il possesso però le giocatrici del fila, con la palla dentro ancora di sul Ciute per Anderson che in reverse con la mano sinistra di Tabellone realizza altri due punti, portando il suo bottino personale a quota 21. Già ottima partita come sempre finora in maglia fila per Samar, per Jolene Anderson. Qui il recupero da parte di Pasa che si invola in contropiede, realizza altri due punti, dal massimo vantaggio della partita al fila sul 32 a 56, più 24 per la formazione di casa, e time out obbligatorio per coach Fontana quando mancano 3:40 per terminare il terzo quarto di gioco. Torniamo in collegamento da San Martino di Lupari, fila 56, Broni 32, 3:40 per terminare il terzo quarto di gioco, e dopo un mini parziale da parte di Broni che sembrava averle rimesse in partita, controparziale per le Lupe che si riportano sul massimo vantaggio, questo più 24 dopo quasi tre quarti di gioco. Possesso intanto però per Broni dopo il time out, con la palla nelle mani di Togliani, Togliani che gioca sul blocco di Reiner, poi va da Soli, Soli per Parmesani che penetra, scarica palla in angolo per il tiro da tre punti di Orazio, lunghissimo il tiro, non tocca neanche il ferro, rimbalzo controllato da Anderson che va subito da sul Ciute, sul Ciute di nuovo dentro, scarico per Anderson, fuori la palla per l'attacco di San Martino, poi forse un passaggio di troppo, poteva tirare da tre punti sul Ciute, ma recuperano super palla le giocatrici delle Lupe e il fallo subito da sul Ciute è commesso da parte di Soli, capitano della formazione ospite, è il, vediamo se il tabellone mi aiuta, il secondo fallo per il capitano ospite. Intanto coach Fontana sostituisce Reiner e rimette in campo Madera, la palla dopo la rimessa per sul Ciute che va da Pasa, Pasa che aspetta le uscite delle compagne, cerca un passaggio dentro per Anderson che di forza riesce a trattenere il pallone, scarica per Tonello che sbaglia il tiro da tre punti, più veloce di tutti a rimbalzo, e poi sul Ciute che cerca uno scarico fuori, un po' di parapiglia, la palla resta nelle mani di San Martino di Lupari che quasi perde palla di nuovo, e poi ci si butta tutti sul
sul terreno di gioco e c'è una palla a due chiamata, e per la regola del possesso alternato resta la palla a San Martino, che sostituisce ora Pasa e rimette in campo col numero 4 Fietta. Extra possesso con appunto 18 secondi da giocare per il Fila. Palla fuori per Succiuta, in punta per Fietta, sempre le solite uscite di Anderson, che subito trova nel mezzo angolo Succiuta, che non ci pensa due volte, prende il tiro, lo sbaglia questa volta, controlla il rimbalzo Brani, che è già dall'altra parte con la palla per Parmesani, che va da Madera, si va da Soli, poi il blocco di Madera che trova di nuovo dentro Soli, che si gira sui perni, cerca uno scarico dentro, ancora per Orazio che si gira, prende il semigancio, lo sbaglia contro Anderson, e altra rimbalzo da parte di Jolene Anderson, che adesso riceve palla in attacco contro la pressione difensiva di Orazio, cerca dentro la palla, bellissima, poi fuori sul Ciute per un tiro liberissimo da tre punti di Tonello, sbagliato, rimbalzo sulla testa di Soli, ancora di sul Ciute, che poi riceve una palla ancora dentro e subisce il fallo, fallo commesso da parte ancora del capitano ospite Agnese Soli, è il terzo fallo personale per lei. Altro cambio intanto sul terreno di gioco per il Fila, esce Marcella Filippi e rientra in campo col numero 8 Sara Toffolo, autrice di un ottimo secondo quarto secondo me. Qui la palla subito dentro, la rimessa per Sulciute che sbaglia il tiro in avvicinamento, ancora Anderson a rimbalzo, extra possesso per le Lupe con la palla per Fietta che torna da Toffolo, e il fallo commesso da parte di Parmesani nel tentativo di recuperare palla, però manda in lunetta con due tiri liberi Sara Toffolo, già bonus raggiunto per la formazione di Broni, mentre soli due falli finora di squadra in questo terzo quarto per San Martino di Lupari. Toffolo intanto col primo dei due liberi realizzato, secondo tiro libero per lei, assegno anche il secondo, 58-32 punteggio, 1:30 da giocare nel terzo quarto di gioco, soli a portarsi in guardia, le uscite di Togliani, la ricezione di Togliani, l'uno contro uno e poi l'appoggio di mano destra in penetrazione da parte di Anna Togliani, altri due punti per lei e 58-34 il punteggio. Adesso pressione, difesa un po' allungata per Broni, superata facilmente da parte di San Martino di Lupari, palla nelle mani di Fietta, le uscite di Sulciute che ci pensa un attimo al tiro, poi torna da Fietta, Fietta che mette giù il pallone, ridà a Toffolo che cerca dentro Sulciute, triplicata la difesa, riesce comunque a scaricare fuori la palla per un altro tiro da tre punti di Jolene Anderson, 61 Fila 34 Broni, 40 secondi da giocare nel terzo quarto di gioco, Orazio col palleggio vivo, il consegnato con Soli, Soli che scarica fuori per il tiro da tre punti di Togliani, corto sul primo ferro, rimbalzo controllato dal Fila, subito la palla nelle mani di Fietta e lei impostare le azioni offensive in questo momento di San Martino di Lupari, va da Toffolo per Anderson, ancora per Fietta, di nuovo per Anderson, Anderson che trova il taglio di Sulciute in lunetta, Sulciute che scarica fuori per Tonello, 4 secondi da giocare, dovrà penetrare Tonello, lo fa e subisce anche fallo, andrà in lunetta il capitano del San Martino di Lupari con due tiri liberi, fallo commesso da parte di Orazio, primo fallo personale per lei, ma due tiri liberi per Monica Tonello quando mancano 7 secondi da giocare. Dopo questi due tiri liberi realizza il primo dei due a disposizione Tonello, secondo tiro libero per lei, sfortunata questa volta, sbaglia il tiro, lotta rimbalzo, però viene fischiata invasione da parte degli arbitri, invasione commessa da Sulciute, ultimi 6 secondi da giocare, sostituisce a proprio Sulciute Coccelleria Vigniente, rimette in campo Filippi per questi ultimi 6 secondi di terzo quarto di gioco, vedremo se riusciranno a costruire un tiro le giocatrici di Broni, la palla per Parmesani
che supera la metà campo, 3 secondi, 2 secondi, un secondo Parmesani che allo scadere del quarto prende il tiro cadendo indietro e realizza il canestro. Finisce così allora il terzo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari per la 21esima giornata di Serie A1 Tagata Tech Fine. Fila San Martino di Lupari 60, con lei in campo sta decisamente, ha decisamente messo le mani sulla vittoria di questa partita. Inizia però adesso l'ultimo quarto di gioco che decreterà il vincitore di questo match. Consoli che penetra e scarica, la palla arriva nelle mani di Orazio. Orazio che aspetta il blocco di Parmesani, va da Madera che trova il taglio sotto proprio di Parmesani, fatto benissimo questa volta dall'attacco di Brani che trova un'ottima soluzione sulla triangolazione Orazio Madera Parmesani. Qui la pressione poi a tutto campo, Brani che comunque ci crede, vuole non lasciare niente di intentato in questa partita. La palla intanto per Fietta che va da Anderson, in angolo la palla per Filippi che prende un altro tiro da tre punti e realizza un'altra tripla, 5 su 6 per lei finora in questa partita da tre punti con questo canestro, dal 65 a 38 per il Fila. Intanto il fallo commesso dalla difesa di San Martino di Lupari da parte di Sara Toffolo, subito da Sara Madera, è il primo fallo per Toffolo e anche altra prova come sempre per San Martino di Lupari totale da parte di Sulciute, 10 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, vicina ancora una volta alla tripla doppia Egle Sulciute dopo che c'era riuscita a inizio di questo anno, una prestazione mi sembra di 21 punti, 11 rimbalzi, 12 rimbalzi e 10 assist da parte di Sulciute in quell'occasione. Dopo tanti anni si è rivista un'altra tripla doppia in Serie A1 di basket femminile. Qui intanto tiro sbagliato da San Martino di Lupari, la palla in transizione per Togliani che realizza altri due punti, porta a 40 Brani, 65 fila. Fietta col palleggio vivo, la palla per Filippi, Filippi per Tonello, Tonello che va ancora da Toffolo che ribalta ancora al lato per Fietta che prende il tiro a tre punti lungo sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Brani che spinge subito sulla transizione, palla per Parmesani che va da Togliani dentro per Madera, fuori ancora per Soli, il consegnato con Orazio, Orazio che tiene il palleggio vivo, non è successo molto finora nell'attacco di Brani che però trova la tripla con di tabella con Togliani, 5 punti consecutive per lei che riportano a meno 22 Brani su 65 a 43, ho poco meno di 8 minuti da giocare in questo ultimo quarto di gioco, la palla dentro per Toffolo e il fallo subito è commesso da Anna Togliani, è il secondo fallo per lei. Rimessa ancora in attacco per le Lupe, Anderson ad incaricarsi della rimessa, palla per Fietta che va da Tonello, Tonello che si riporta in guardia, va di nuovo da Fietta, palla che si muove perimetralmente per San Martino di Lupari, adesso va dentro per Toffolo che cerca il reverse, forse potrebbe tentare l'appoggio di mano sinistra direttamente sullo stesso lato, qui lo sbaglio, però subito la pressione difensiva con il raddoppio e il recupero da parte di San Martino, il tiro da due punti di Fietta sbagliato, il rimbalzo però no, non resta in attacco per le Lupe, scusate, subito l'indicazione era stata di possesso ancora in attacco per le Lupe, in realtà la palla è per Brani che rimette in campo col numero 22 Reiner e sostituisce Madera col numero 14, la palla per Orazio nell'attacco di Brani che subisce fallo, fallo commesso da Monica Tonello, è il terzo fallo personale per lei, secondo di squadra per le Lupe in questo ultimo quarto di gioco, rimessa per Brani con la palla per Togliani che va da Parmesani, si aspettano le uscite di tagli sotto canestro, poi li perdono completamente in difesa, Reiner che realizza il canestro più facile della sua partita riportando a meno 20 Brani 65 a 45 e poi il fallo sulla pressione difensiva commesso da parte di Togliani, è il terzo fallo personale per lei e il secondo di squadra da parte di Brani. Intanto altra sostituzione sul terreno di gioco, riesce Sara Toffolo e rientra in campo
con il numero 14 sul ciute. Rimessa la palla per Tonello che torna fuori da, che va da Henderson, torna fuori da Tonello, riva da Henderson, ancora il consegnato tra le due, la palla che non si è mossa molto nell'attacco di San Martino di Luperi, però arriva nelle mani di Fietta, di Filippi che prende il tiro a tre punti e lo sbaglia, poi a rimbalzo il fallo commesso da parte di Parmesani, mi sembra che abbiano fischiato gli arbitri, no scusatemi, da parte di Rulli. Altro possesso per le Lupe, allora palla nelle mani di Fieta, Fieta che torna fuori con la palla per Henderson, Henderson per Filippi che prende il tiro, questa volta solo da due punti, si lamenta del contatto sul tiro, non sono della stessa opinione gli arbitri, non fischiano nessun fallo, il possesso è per Broni con la palla nelle mani di Togliani, Togliani che gioca dietro i blocchi, poi ci pensa un attimo, prende un altro tiro da tre punti e realizza un'altra tripla che costringe al time out coach Larry Avigniente, perché vede la formazione di Broni riavvicinarsi sul meno 17, 65 fila, 48 Broni, 6 e 15 per terminare la partita. Si ritorna in collegamento per gli ultimi 6 e 15 di partita, fila 65, Broni 48, Broni che punto su punto in questo ultimo quarto sta cercando di rimettere in sesto una partita che sembrava segnata nel terzo quarto di gioco, finito 62 a 36, già 12 punti segnati per la formazione ospite e San Martino che non è riuscita a dare la stessa incisività in attacco dei primi tre quarti di gioco finora, dei due quarti principalmente centrali di gioco che aveva dato finora. Qui la palla per Filippi che prende il palleggiare a tiro, dentro e fuori il tiro, questa volta altro rimbalzo controllato da Broni che è già dall'altra parte con Togliani che va da Orazzo che però commette infrazione di passi nella partenza, palla persa per la formazione ospite e altro possesso per le Lupe. Si lamenta un po' coach Fontana di questa infrazione chiamata dagli arbitri, ma il mio modesto punto di vista qui sembrava una chiara infrazione di passi. Qui Pasa intanto nell'attacco di San Martino di Luperi con la palla che si muove, arriva nelle mani di Jolina Henderson che non ci pensa un secondo, prende il tiro e realizza la tripla che riporta al più 20 fila, 68 a 48 il punteggio. 5 minuti e 23 da giocare, possesso però per Broni con la palla per Orazzo che va in virata, che va col cambio di mano a subire fallo commesso dal numero 5 Marcella Filippi, è il secondo fallo personale per lei, però bonus raggiunto, non capisco perché ha dato due tiri liberi l'arbitro, credevo tabellone segna tre falli, non mi sembrava un tentativo di tiro quello di Orazzo, la vedono diversamente gli arbitri, comunque Orazzo fa 1 su 2 in lunetta riportando a meno 19 Broni sul 68-49, la difesa allungata da parte di Broni, la palla che arriva nell'angolo torna in punta da Pasa che va da Filippi, arriva il blocco di Sulciute, Filippi col palleggio vivo, la palla in angolo per Tonello che però nella partenza calpesta la linea laterale, regala un possesso a Broni. E sempre
sotto di 19 lunghezze, la palla per Orazzo che gioca in uno contro uno, cerca di andare fino in fondo, subisce un altro fallo Orazzo, andrà in lunetta con altri due tiri liberi, lei giocatrice da 84% ai liberi, è la miglior comunque tiratrice da tre punti di Broni con un 37% e la seconda miglior tiratrice di Broni dei liberi dopo Madera. Realizza il primo dei due a disposizione. Secondo tiro libero per lei, anche questo a bersaglio. 68 fila, 51 Broni, 4:47 da giocare. Pasa col palleggio vivo, vada sul ciute in punta. Il consegnato di nuovo con Pasa, che si riporta in punta, aspetta le uscite di Anderson che riceve palla, arriva il blocco di Anderson, 6 secondi da giocare, palla per Filippi che deve prendere tiro da 3 punti, lungo sul secondo ferro questa volta, rimbalzo lungo controllato da Parmesani che è già dall'altra parte in guardia, vuole cercare subito dentro Reiner, raddoppiata la difesa di San Martino, la palla però riesce a uscire e a tornare nelle mani di Togliani che prende un'altra conclusione da 3 punti e realizza la terza tripla di questo ultimo quarto di gioco per lei, portandosi a 18 punti personali con questo canestro. Qui la palla per Pasa, ancora per Anderson che non ci pensa due volte, prende un altro tiro da 3 punti e realizza un'altra tripla Jolene Anderson che con questi ultimi 3 punti tocca quota 30 punti e c'è time out sul terreno di gioco, 3:57 da giocare, fila San Martino di Lupari 71, pallacanestro Broni 54. Ultimi 3 minuti e 57 di gioco qui a San Martino di Lupari per la 21esima giornata di Serie A 1 TechFind. Fila San Martino di Lupari 71, pallacanestro femminile Broni 54 e possesso per la formazione ospite dopo il timeout chiamato da Coach Fontana sull'ultimo canestro di Jolene Anderson che con gli ultimi 3 punti si è portata a quota a 30 punti personali. Qui l'attacco di Broni nelle mani di Orazzo che serve nel pick and pop il tiro da 3 punti sbagliato da Broni e poi il tentativo di salvataggio di una giocatrice di Parmesani di Broni che non viene finalizzato, calpesta la linea laterale e possesso ancora per le Lupe. Intanto do qualche risultato degli altri campi di gioco, è finita Battipaglia con la vittoria di Empoli contro Battipaglia 63-91 e anche a Lucca è finita con la vittoria di Lucca con la vittoria scusate di Schio a Lucca per 88-60, mentre ancora in gioco le altre partite di Serie A1. Qui intanto il possesso per San Martino di Lupari con la palla dentro per Sulciute, Sulciute che ribalta al lato per Anderson, arriva il blocco di Sulciute, Anderson che si prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti, questa volta lo sbaglia, dentro e fuori il suo tiro, sfortunato un po' in questa situazione. Possesso però già dall'altra parte per Orazzo che va in uno contro uno, l'Eurostep di Orazzo sbaglia però la conclusione, controlla il rimbalzo Pasa che è già dall'altra parte, perde la maniglia poi Orazzo, recupero da parte di Togliani che è già dall'altra parte con la palla in transizione per il tiro da 2 punti sbagliato da parte di Rulli, poi cerca di salvare la palla la giocatrice di Broni, non riesce a trattenerla in campo, altro possesso per le Lupe e cambio sul terreno di gioco, esce Monica Tonello il capitano delle Lupe e rientra in campo Giulia Ciavarella, dall'altra parte esce
Mari D'Aurazzo ed entra in campo per la prima volta in questa partita col numero 44, la giovanissima, ancora si dice la giovanissima, scusatemi, Anna Capra. L'attacco di San Martino di Luperi con la palla per Pasa, che calpesta anche lei la linea laterale nella partenza. Altra palla persa per le Lupe, possesso per Broni, 71-54 punteggio, 2:34 da giocare per terminare la partita. Palla per Mesani, che trova bene dentro Reiner, che realizza altri due punti, riporta a meno 15 Broni sul 71-56. Difficile recuperare 15 punti con poco più di 2 minuti da giocare. Anderson intanto con lo scarico, la palla per Pasa. Pasa ancora a giocare a due con Sulciute, che parte in uno contro uno lungo la linea di fondo, poi trova lo scarico per Filippi, che allo scadere dei 24 sbaglia il tiro, però più veloce di tutti è ancora Anderson, che realizza altri due punti. 73 fila, 56 Broni, 1:50 da giocare. L'uno contro uno da parte di Parmesani, che sbaglia il tiro. Rimbalzo controllato da Anderson. Se non ho tenuto male i conti, Anderson è in doppia cifra. È in doppia doppia, con che doppia doppia, 32 punti, almeno 10 rimbalzi, e comunque gli assist erano 4 alla fine del terzo quarto. Adesso viene sostituita Anderson dopo la grande performance di questa partita, sull'applauso generale delle proprie compagne e del proprio coach, e mette in campo Coceleria Bignente col numero 12 Elena Giordano per questo ultimo minuto e 28. Tanto Sulciute coi due tiri liberi realizza il primo dei due a disposizione, secondo tiro libero per lei, a bersaglio anche secondo, e dopo i due tiri liberi giustamente coach Leria Bignente sostituisce anche Egle Sulciute, autrice di un'altra ottima partita, e rimette in campo Sara Toffolo. Possesso per Broni intanto dopo i due tiri liberi, 75-56. Palla per Capra, che va da Togliani, in angolo la palla per il tiro da tre punti, sì, da tre punti di Rulli. 75-59 il punteggio, 1:10 da giocare. Pasa col palleggio vivo, aspetta il movimento delle compagne, la ricezione in lob da parte di Filippi, che realizza altri due punti appoggiando di mano sinistra. Lettura ottima da parte dell'attacco di San Martino, che aveva visto il mismatch di Sulciute. Qui intanto il fallo subito da parte di Togliani e commesso da Pasa, che manda in lunetta la giocatrice di Broni con due tiri liberi. Altro cambio sul terreno di gioco, esce Marcella Filippi e entra in campo un'altra giovanissima del vivaio di San Martino, Arianna Arado. Tanto sbaglia il primo dei due tiri liberi Togliani. Segna il secondo a disposizione, portando a Santa Broni, 77 fila, ultimi 50 secondi da giocare in questa partita, e vittoria in tasca ormai per le Lupe. Intanto l'uno contro uno di Pasa, che subisce fallo commesso da Togliani, è il quarto personale per lei. Manda in lunetta Francesca Pasa con due tiri liberi. Intanto è finita anche a Venezia con l'Umana Reyer Venezia, che vince contro la Dinamo Sassari per 111-62. Due su due intanto in lunetta per Francesca Pasa, 79-60 il punteggio. Possesso per Broni, in angolo la palla dentro per Reiner, che non ha una ricezione facile, le sporca il pallone Ciavarella, però il possesso resta in attacco con 13 secondi da giocare per la formazione ospite. Dopo la rimessa la ricezione da parte di Rulli, che realizza altri due punti.
possesso per questa ultimi 21 secondi di gioco per San Martino di Lubari. La palla nelle mani di Giordano per Ciavarella, che parte in palleggio, poi torna da Toffolo, che va dentro da Rado, che prende bene posizione sotto canestro e realizza altri due punti. Ultimi 8 secondi da giocare, palla nelle mani di Capra. Capra che va dentro dalla Vezzi, appena entrata in campo anche, ammette la sconfitta, non riescono neanche a tirare però le giocatrici di Broni per terminare la partita. Finisce così allora a San Martino di Lubri questa 21esima giornata di Serie A1 targata Tech Find, con la vittoria del Fila San Martino di Lubri sulla pallacanestro femminile Broni 93 con un punteggio di 81-62. Io auguro una buona domenica a tutti, una buona settimana a tutti e ci rivediamo per la prossima partita del Fila San Martino di Lubri.